Mamma mia, queste giornate estive sono veramente tristi e noiose. Il vostro Sus non è felice, vero Sua Maestà? Hai ragione, Sus, non ne posso più di stare sdraiato così a guardare il vuoto e la tristezza. Anche il vostro scheletro guarda il soffitto nella speranza di avere ispirazione, ma la demoralizzazione è troppo grande. Il vostro scheletro è affranto. Spu, ragazzi, mi dovete riprendere, non è possibile che siete tutti quanti depressi da quello che è successo con Omelia. È normale perdere, ma è importante rialzarsi più sbuosi che mai, vero Sus? Non avresti ragione, ma è l'orgoglio del vostro Sus a pezzi. Ho perso la mia cintura contro quel panzone. Però Sua Maestà, mi scusi. Che succede, Sus? Sua Maestà, lei ha vinto il suo match incredibile. Perché allora è triste e non è carico di energia? Sus, ti sei dimenticato che quel coso strano clown mi ha fatto una watch a mossa incredibile e il vostro scheletro è rimasto ferito nell'orgoglio? Incredibile. E poi il vostro scheletro è triste. E perché Sua Maestà è triste? Perché se Sus è triste, sono triste anch'io. Quella situazione è problematica. Voi invece, ragazzi, come va? Shepard, hai ragione, dovremmo essere pieni di energie incredibili, ma devi capire che una sconfitta incredibile ha colpito tutti quanti, incredibile. Anche il vostro King è stato, come dire, colpito da quel coso. Sus! King, è tutto bene? Certo, Shepard, perché mi hai preso? Il vostro King non ha mai perso un incontro incredibile. Può capitare che qualcuno alle spalle mi colpiva e mi ha fatto una mossa così e mi ha fatto sbattere la testa del King incredibile, ecco. Spu, neanche a te King è andato giù che sei stato colpito per la prima volta, vero? Ha usato un telo che non avevo mai visto, mi ha levato il godo e poi mi ha fatto una mossa incredibile. Il vostro King è su tutte le furie, King! Spu, la situazione non procede bene, e Krauski di nuovo i due? Tutto bene, io più o meno, andiamo avanti. È così strano da quando è finita con Dominia. Cioè gli altri sono depressi, ma lui è ancora più triste, chissà per quale motivo. Ma è possibile che qui questo gruppo incredibile è solo il vostro gran Kauski su tutte le furie? Com'è possibile tutto questo? Almeno tu Kauski sei di buon umore, Questi si sono depressi tutti, cioè io nasconde qualcosa di misterioso, incredibile, scandaloso. E Sus e Scheletro sono depressi, e il tizio King, seppure è depresso, è stato sconfitto, cioè, non è possibile. Un mese passa che stiamo qua a contare i muschi sul soffitto, scandaloso, di no, forza! Non mi risponde neanche, posso fare a caso che adesso prende una mazza e lo colpisce. Allora, sentitemi bene, mi sono stancato. Cameraman, cosa vuoi? Cameraman, Cazzi, la voce mentre noi siamo qui. Allora, è più di un mese che il canale è solo sulle mie spalle incredibili mentre voi state qui a non fare niente incredibile. Tu, camera menzogno, come ti chiami? Cosa ne puoi sapere di cosa vuol dire essere sconfitti? Guarda Sus com'è triste. Camera, ma tu che cosa ne sai di cosa vuol dire essere sconfitti e perdere una cintura a quale sei legato tantissimo? E soprattutto perderla contro quei tizi, sono pericolosi, sembrano fortissimi. Infatti, camera, Sus ha ragione, noi dobbiamo pensare a un piano, però non ci viene in mente nessun piano incredibile. E allora tutto questo vortice di depressione ci rende così immobili e immobili. Ecco, l'ho detto due volte per rafforzare il concetto. Vabbè, almeno questa battuta facciamola. Camera, non hai ragione, ma non so che fare. Guarda, sono demoralizzati. Mi dispiace che il canale è tutto sulle tue spalle. Questi non fanno più niente. È un mese che faccio solo io video. La gente chiede di voi nei video. Di ai fan che prima o poi torneremo. Adesso purtroppo non siamo ancora così. Sus, sono finite le clip che avevi registrato prima di deprimerti su Elden Ring. Devo iniziare il DLC e tu sei ancora triste. Cameraman, hai ragione, ma niente. Siamo tristi e preoccupati. Sus ha ragione. Mi spiace, Cameraman, è così. La situazione qui è problematica. Questi non hanno intenzione di lavorare. Non ne posso più di lavorare sempre da solo. Incredibile, mi dovete dare una mano. E questi non reagiscono, incredibile. Vado a farmi due passi. Ho bisogno di schiarmi le idee. La situazione è problematica. Sono giù di morale da quando è finita Godomania. Capisco che la minaccia di quei nemici sia pericolosa, però di solito si tirano sempre su di morale, ma questa volta hanno il godo così basso che non riescono a reagire. È assurdo. Perché sento questo rumore stranissimo? Qui sono le piante che uso quando faccio gli episodi di quattro chiacchiere. Che succede? Ma che stai facendo? Avevo un po' fame. E tu che diavolo sei? Sono un unicorno, non mi vedi? Ma hai problemi nella mascella? Sei simpatico. Sì, però non mi mangiare le piante, mi servono nei video. Ma sono buone. Ti spiace non mangiarmi le piante che mi servono per fare gli episodi di quattro chiacchiere incredibili?
Ma non stai lavorando, quindi posso mangiare. Ti prego, lascia stare le mie piantine. Mi sembri nervoso. Vuoi parlare un po'? Va bene, parliamo un po'. E quindi questo è il quanto. Sembra una situazione problematica. Portami dai tuoi compagni. Andiamo bene. Ah, ecco Cameron, sei tornato. E mazza, ci hai messo tanto a fare sta passeggiata. Su, sei simpatico come al solito, ragazzi. Intanto voi qui state qui a non fare niente. Devo tornare tra un po' a editare i video e devo trovare una soluzione. Altrimenti non è possibile che faccio tutto io in questo canale mentre voi state qui a deprimervi. Ah, Cameron, noi siamo purtroppo tristi e senza voto. Non c'è speranza. E soprattutto, che diavolo è quell'affare? Cameron, pretendo delle spiegazioni. Chi è questo coso? Perché l'hai portato nel nostro ufficio incredibile? Sono simpatici i tuoi compagni. Cosa? Scusa, non è possibile. Furio, cosa ci fai qui? Scusa. Mi avevano mandato in missione, ricordi? E poi mi sono fermato qua. È un posto simpatico, non è il Godverse, ma mi sono trovato bene in questo posto simpatico. Furio, ma la tua missione era stata fatta tantissimo tempo fa, addirittura prima che io diventassi generale dei guardiani dello spazio. Sei stato tra i primi a essere mandato in questo universo come agente esplorativo, ma non sei mai tornato indietro. Mi stai dicendo che Spoo sei rimasto qui perché ti trovavi bene? Mi sono trovato bene, Shepard. E quindi sono rimasto qua. Spoo, dì la verità. Beh, effettivamente, diciamo che mentre mangiavo delle erbette molto buone, il portale per tornare nel Godverse si è chiuso e sono rimasto qua. Ecco la verità. Questo spiega molte cose. Spoo, aspetta che ti presento a tutti. Il vostro Sus è speechless. Sus, che succede? E chi è questo coso? State calmi ragazzi, vi presento Furio. Ed era un agente dei guardiani della galassia incredibile. Lui faceva parte della sezione esplorativa degli universi. Lui veniva mandato negli universi e cercava collegamenti fra il Godverse e altri universi. La sua missione gli diceva di venire in questo universo, ma a quanto pare il suo portale si è chiuso e è rimasto qua. Spoo, aveva un sacco di tempo. E adesso il cavolo me l'ha trovato. Incredibile. Cameron, dove hai trovato questo cavallo? Bisogna riportarlo nella stalla, incredibile. Non puoi metterti a cucinare anche per lui. Ma intanto voi non fate niente, che mi costa cucinare un piatto di verdura anche per lui. Su, questa è insubordinazione assurda. Cameron, adesso ti metti a cucinare per un cavallo e non ti cucini più per noi? Almeno lui mi ha dato dei consigli utili. Voi siete qui a non fare niente, siete depressi. Ma tu guarda questo Cameron incredibile. Cosa ne pensano gli altri? Il Cameron incredibile ha portato un cavallo simpatico che si chiama Furio. Furio, sono d'accordo a portare qualcuno di nuovo in questo gruppo incredibile. King. Approva. Sinceramente non ne sapevo niente di questi guardiani in spazio, cose assurde veramente. Vabbè, sì, mi fa piacere Furio, come si chiama, ma dobbiamo parlare un attimo di Udino. Da quando è finita quello meglio Udino è troppo strano, veramente sono preoccupato assai. La situazione è un po' problematica, ragazzone. Shepard, se permetti, vorrei dare una mano. Furio, cosa vuoi fare? È il momento di tirarvi tutti un po' su di morale. Furio potere. Il tuo corno sta sprigionando un'energia strana. Ragazzone, quello è Godo. Furio potere. È tutto così sbrilluccicoso. Sembra quasi Godo. Il vostro Sus è pieno di energie. Ma quel cavallo è incredibile. Sus sembra neve, ma in realtà è Godo. Il vostro scheletro è tornato full energia incredibile. Tizio Sus a forma di clown. Come si chiama Sus? Ah, boh, non lo so. Non conti niente. Hai provato ad attaccare il vostro scheletro incredibile, che è il Godo Champion incredibile. Beh, preparati, perché il nostro gruppo è più carico che mai, grazie anche a quel cavallo Sus. Quindi preparati, perché avremo la rivincita, vero cameraman? Sì, contro il vostro gruppo di sfigati privi di Godo. Bene cameraman, adesso è il momento di tornare al lavoro. Forse dobbiamo registrare un episodio di 4 chiacchiere di Godo. Velocissimi, su sti costumi, andiamo a lavorare subito. Non mi pare vero quasi. Forza cameraman, al lavoro. King. È incredibile, anche il King è tornato pieno di energie incredibili. La sua Sartoriuccia Sakura Matorintosuka, mamma mia. È cominciato a studiare, vice incredibile. In realtà stavo provando a editare per il potere del King. Devi prenderlo, assimilarlo, tutto incredibile. King. Il King torna a scrivere per il nuovo programma incredibile. King.
King. Wow, è tornato pure lui su tutte le furie. Oh, il vostro creatore è un carico di magia incredibile, grazie, il cavallo strano. Ehi, però non posso ancora dire ai miei compagni che quello che è successo e perché mi sono comportato in quel modo. Non posso dire quello che mi ha detto qualcosa sulla mia sorellina, li potrebbe fare del male. Il vostro Odino si vendicherà. Incredibile, questo cavallo dei poteri di Starina, io ti ringrazio per aver fatto stare meglio di noi, vado a controllarlo perché è successo. Ottimo lavoro Furio, li vedo tutti quanti belli carichi, hai un potere veramente utile, spoco spoco. Furio, non so come ringraziarti. Ehi, ce l'avrei un modo, posso mangiare quella piantina? Ui. Va bene, ti faccio mangiare un pochino della mia piantina. Ma allora saremo amici. Vado a mangiare. Almeno sono tornati tutti carichi, meno male. Crazy, crazy. Guardateci, pensate che con il potere di quel cavallo non potete fermarci. Volete una vendetta? Sarà una crazy vendetta. Guardate, abbiamo già metà dei vostri titoli. Il non godo e la via, via, via. Hai ragione, cielo, guarda quanto è bello mio. Cintura da Hollywood Champion e la pianta può solo che rosicare. Tusk Tusk, è stato così facile vincere la cintura di coppia. Tusk Tusk, sto guardando te King, non ti è bastata l'umiliazione pubblica che hai ricevuto? Hai sporcato il mio mantello e mi hai fatto male alla testa. Il dolore che hai subito sarà niente in confronto a quello che io ti farò. Ti farò, ti farò. Io sono l'unico vero reale. La pagherai, pagherai, pagherai. Crazy, l'avete sentito? Sono incredibili. E adesso non è finita perché ha inviato le nostre a controllare quei creduloni del godo incredibile. E tranquillo, ci ha mandato le mie marionette a controllare. Non le troveranno mai e la prossima volta li schiacceremo. Ottimo lavoro, Crazy. In fondo noi siamo sempre in vantaggio perché abbiamo l'arma segreta. Esatto, noi avremo sempre il vantaggio perché abbiamo il nostro piano segreto. Ho messo la pulce nell'orecchio all'elefante. Io devo ancora studiarla, ma come potete vedere rimarrà ancora qui con noi per molto tempo. È troppo prezioso il suo potere. Udineo, non la vedrai mai più.